Salve, benvenuti o bentornati. Io sono Salvo e oggi parliamo di una nuova casa. Oggi parliamo di Merrose. Merrose ci ha contattato per farci conoscere i suoi prodotti. Stiamo facendo una collaborazione e praticamente ci ha mandato, in questo caso, una striscia LED e un cronotermostato, che poi non è un cronotermostato, ma è uno di quei termostati dove si inserisce nel termosifone di casa, ma questo lo vediamo in un altro video. Per oggi andiamo a vedere direttamente questa striscia LED e facciamo anche un'installazione, quindi la andiamo anche a installare sulla nostra app. Vediamo che app utilizza, dovrebbe avere un'app proprietaria, ancora non l'ho vista, e andiamo a vedere come funziona. Ok ragazzi, vi chiedo di iscrivervi qua sotto se vi piacciono questi video, di registrarvi al mio sito, al mio canale Telegram Discussioni, attivate tutte le campanelle, condividete con tutti, io sono anche su Facebook, su Instagram se vi volete anche scrivere. E ora sigla. Ok, allora andiamo a vedere questa striscia LED, praticamente Merrose, la casa, 5 metri, questa striscia LED è da 5 metri, è una MSL 320 Pro, fa la colorazione 2007 gradi Kelvin più RGB. Allora è possibile utilizzarla con Apple Home Kit, quindi con Siri, con Amazon Alexa e con Google Assistant. Vediamo altre caratteristiche: lingua italiana, francese, tedesca e spagnola. Quindi abbiamo striscia LED, wifi intelligente, abbiamo il remote controller, voce controller e anche i tempi controller. Come specifiche abbiamo, mi giro un po' la camera. Ok, abbiamo tecniche specifiche, render voltaggio 12 volts, 1,5 A 18 watt, praticamente tutta la striscia è 18 watt, perché non ci dice se 18 watt al metro, ma penso che sia tutto. Legs 5 metri, wireless 2G4, smartphone running iOS oppure Android. E funziona sulla rete 2G4 Wi-Fi Network, 2 anni di garanzia, 2 anni di garanzia è ottimo, ci danno 2 anni di garanzia, quindi possiamo prendere anche su Amazon e ci danno 2 anni di garanzia. Ci sono tutti i marchi, c'è FC, tutti, Made in Cina, vabbè, quello non ci possiamo fare niente e non c'è più niente. Andiamo a vedere la dotazione del nostro pacchetto. Apriamo e cominciamo ad uscire un alimentatore da 12 volts e un 12 volts 1,5 A 18 watt. Ottimo. Spinotto proprietario e continuiamo. Allora, l'alimentatore ce l'abbiamo. Questa la striscia LED la vediamo dopo. Manualetto della Merrose ed è anche in italiano, ci servirà. Questo è un altro piccolo manualetto. Questo dovrebbe essere il controller. Questo è il controller con tutti. Ah, questi sono simpatici queste cose. Praticamente qua possiamo andare a appiccicare i nostri cavi con il biadesivo, e questo è il controller con un pulsantino e l'adesivo Home Kit. Questo è dove si collega lo spinotto dell'alimentazione e la nostra striscia LED, che praticamente è 2, 4, 6 pin, quindi non è un sistema standard. Mi raccomando, controllate sempre questa freccetta dove va. Ci abbiamo anche un biadesivo per metterlo qui, che ora lo utilizzeremo pure perché facciamo l'installazione. E poi abbiamo anche che questa è una cosa che non mette quasi nessuno, che secondo me sono delle cose ottime. Praticamente
Praticamente questi qua sono dei biadesivi dove possiamo andare a mettere la nostra striscia LED e posizionarla o con una vite, quindi se siamo su un legno, oppure col biadesivo. Ma non solo, possiamo anche, ci hanno dato anche una piccola clip per giuntare, se vogliamo giuntare la nostra striscia. Ovviamente se giuntiamo la nostra striscia e mettiamo altri 5 metri, ricordatevi di cambiare l'alimentatore, quindi sarà l'alimentatore doppio. Quello che possiamo vedere è che il nostro aggiunto è a 2, 4, 6 contatti. Vedete? Ok. Magari un giorno facciamo un video come si possono collegare queste qui, perché ce l'ho da tempo, devo fare un video, ma non sono arrivato. Abbiamo un altro manuale, sono più i manuali che le cose che ci sono. Ok, questo mettiamo anche di lato, questo mettiamo di lato, mi pare che non c'è più niente, lo scatolo è vuoto, andiamo a vedere direttamente la nostra striscia LED. Allora, pacco ottimo, andiamo a vedere, la nostra striscia LED è composta in questa maniera. Praticamente questo è il lato dove finisce la striscia LED, quindi qua possiamo andare a unire un'altra striscia LED. Andiamola a sbrogliare tutta perché queste strisce LED non si fanno funzionare, o almeno non si possono tenere così e farle funzionare perché tendono a squagliare tutto. La sfogliamo tutta, tutta e 5 metri, poi mi passerà il tempo a riavvolgerla prima che la vada a installare. Allora, ok, mi sbagliavo, praticamente questa è l'uscita, quindi da questa parte è dove andrà collegato questo, se dobbiamo andare a mettere un'altra striscia LED, quindi si andrà a inserire qua dentro, si va a inserire in questo modo, ve lo faccio vedere subito, così non perdiamo tempo. Allora abbassiamo un pochettino questo adesivo e apriamo questo clip. Teoricamente si dovrebbero aprire tutte e due. Basta inserirla qua sotto che c'è proprio il binario. Ok, e andiamo a fine corsa. Il momento che chiudiamo, la clip è già pronta. Io ora la lascio inserita. Non si può sapere mai, dopo un giorno voglio andare a inserirla. Ma andiamo a vedere i nostri LED. I nostri LED sono composti così: abbiamo 1, 2, 3 LED RGB. Praticamente questi qua sono i LED RGB. E se non sbaglio, questi LED RGB no, non ce l'hanno, non hanno il LED white. Perché accanto abbiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6 LED di cui warm. Luce calda, luce calda, luce calda e luce white, un po' più bianca, ma dovrebbe essere la colorazione intorno alle 4000. Però non riesco a. Ah, guardate, c'è anche warm e warm white. Sì, in pratica ora andiamo a vedere. Funziona così. Questo è diciamo, il pezzo che funzionerà. Significa che questa striscia LED qui, così, si può tagliare, infatti se vedete c'è la forbice, quindi non è che per forza dobbiamo usare 5 metri, ma possiamo usare anche 3 metri o 1 metro, bisogna vedere quello che vi serve, poi la possiamo riutilizzare, però se dovete riutilizzarla dovete andare a comprare di nuovo tutto il kit. Non so se ci sarà un kit senza striscia LED, tipo un solo controller, non so, mi informerò. E quindi possiamo andare a installarla sul nostro pannello. Ora, cosa dobbiamo andare a fare? Abbiamo detto che da qua e qua i nostri 1, 2, 3 LED, 3 LED più 1, 2, 3, 4, 5, 6, quindi sono 8 LED, 8, 9 LED, scusatemi, che sono 6, 3, 9. Si possono andare a utilizzare anche soli, volendo si possono fare delle saldature e accenderle come ci piacciono a noi, ma in questo caso noi dobbiamo andare a posizionare. Come si posiziona? Si va a prendere questa qui e se ci facciamo caso la freccia non serve per l'entrata, ma si serve per collegarla insieme a quest'altra, quindi basta inserirla qui. E il gioco è fatto. Ora noi dobbiamo andare a collegare il nostro trasformatore.
cioè questo qui va collegato direttamente alla centralina. Cosa dobbiamo fare? Dobbiamo collegare il nostro alimentatore. Ok, colleghiamo il nostro alimentatore a una presa elettrica e ce lo andiamo a configurare prima di andare a fare l'installazione. Quindi controlleremo se tutta la striscia è funzionante oppure c'è qualche interruzione. In tutti i casi la possiamo mandare indietro. Attacchiamo la corrente. Ok, la corrente è stata attaccata, già lui si è accesa in colorazione rossa, non so se schiacciando questo tasto lo possiamo accendere e spegnere solamente. Ottimo, la spegniamo per ora e andiamo a scaricare la nostra app. Ok, andiamo a prendere il nostro manuale e andiamo a scaricare col nostro smartphone il QR code. Quindi andiamo qua e apriamo, andiamo ad aprire. Ci porta direttamente all'app da scaricare. Ok, dobbiamo scaricare Merros e lo installiamo. Un attimo di installazione, ci vediamo direttamente dopo. Allora, ragazzi, una volta che avete fatto l'installazione, avete scaricato, dovete andarvi a iscrivervi, quindi questo vi tocca farlo voi. Allora, mi iscrivo, quindi dovete mettere la vostra email, la vostra password, quindi andate a iscrivervi come vi piace a voi e poi ci vediamo nell'app. Ok, una volta che vi installate alla vostra app, installate installa ora. Dobbiamo andare a cercare la nostra striscia LED. Vediamo se già è pronta qua. Smart, vediamo se c'è. Cercate la vostra striscia LED, Smart LED Strip, Light Strip, quindi la attaccate e vi dice collegate il cavo di alimentazione come mostrato sulla configurazione. Andiamo a fare quello che c'è scritto qui. Quindi la andiamo a staccare e la ricolleghiamo. Ok, e andiamo a prosegui. Lui si accende. Allora, accendi il dispositivo attivo e attendi circa 5 secondi finché la striscia LED lampeggia 3 volte. Fatto, proseguiamo. Dobbiamo andare a cercare la nostra Wi-Fi. Vai all'impostazione del Wi-Fi. In pratica ci dice che dobbiamo andarci a collegare a Merlos SL. Dobbiamo cercare questo qua. Sono connesso? No. Allora, andiamo a fare l'aggiornamento. Dovrebbe comparire uno hotspot della nostra striscia LED. Eccola qua, abbiamo trovata, ci colleghiamo, siamo connessi, torniamo indietro e lui già la trova, mi trova come albero di Natale, ma non è albero di Natale, io in questo caso l'andrò a posizionare direttamente sulla TV Samsung. Quindi metterò LED di TV. E proseguo, ok. Posso scattare una foto, ma in questo caso la foto non la scatto, magari la farò in seguito e faccio prosegui, lascio la striscia LED e faccio prosegui. Ok, dove la vado a collegare? Ovviamente sulla mia infostrada, questa qui. E metto la password, per la password ci vediamo dopo. Una volta messa la password, dobbiamo aspettare, già lampeggiato la striscia LED. La sta registrando. Stiamo completando la configurazione sullo smart LED strip collegando alla tua rete domestica. Ok, una volta che ha trovato la nostra striscia LED con il simboletto visto, facciamo ok, fatto. La striscia LED è pronta. Infatti la colorazione rossa è rossa anche qua. Qua ci dice nuovo e vabbè, facciamo l'aggiornamento e andiamo a fare aggiorna tutto. Aggiorniamo tutto e ci rivediamo tra qualche istante. Ok, una volta che l'aggiornamento è stato fatto, torniamo indietro e possiamo andare ad aprire la nostra striscia LED in qualche maniera da qua. Eccola qua.
Allora, volevo vedere se questa striscia LED effettivamente aveva il colore bianco. Sì, c'è proprio il LED colore bianco, ragazzi. Bianco, guardate che bello il bianco. Possiamo anche mettere gli effetti. Vediamo gli effetti. Effetti notte. Effetto ready. Warning. Relax. Effetto party. Ma che party è? Forse possiamo modificare. Ah, ok, si possono anche modificare. Bella, 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 veramente bella. Fatto. Family. Color flu. Uguale a family. Ok. E di nuovo party. Che significa? E possiamo mettere anche l'intensità. E tutto il resto mettiamo color e possiamo scegliere la nostra colorazione, quindi possiamo che stupenda, ragazzi, stupenda. Il LED dovrebbe essere il LED di controllo, da qualche parte ci sarà un LED. Manuale utente, ah, c'è anche il manuale utente sulla stessa app, che è una cosa ottima perché non si trova mai. Possiamo mettere il fuso orario, le posizioni. La posizione in questo caso non la mettiamo perché poi la mettiamo al momento che andiamo a installare. Impostazione del giorno 11/21/2000, sono le 10:43, giusto? Codice di codifica HomeKit, non ce l'ho, però si può fare pure con HomeKit. Segnale wifi 100% perché sono vicinissimo al router, versione wifi, versione hardware e il Mac. Poi c'è rimuovi dispositivo che no, non dobbiamo rimuovere niente. Quindi possiamo aumentare e diminuire anche la colorazione e il white, ragazzi, è fantastico, però non riesco a capire se c'è il white, ci dovrebbe essere anche il colore caldo. Certo, col colore caldo lo facciamo da qua, guardate. Ok, quindi possiamo fare la colorazione calda, calda natalizia e fredda. Queste strisce LED ovviamente si può fare anche un bellissimo regalo per le festività natalizie. Ok, ci resta solamente di andarla a posizionare sul nostro TV e andiamo a vedere come viene. A dopo. Allora, la mia postazione TV, praticamente da qua io vado a, scusate se è buio, vado a collegare qua il centralino, passerò tutta la striscia LED dietro il mobile da questa parte e da quest'altra parte, quindi tutta da sotto verso sopra. E andrò a finire qua. Quella restante la metterò dietro il mobile, così non c'è bisogno che la taglio. Quindi incominciamo. Ok, con un po' di alcol e una pezza vado a pulire i bordi dove devo passare, perché se no l'adesivo non aderisce bene. Quindi metto un po' di alcol e puliamo. E alla fine troviamo questo.
di facile installazione, anche come posizionamento è molto semplice e fa un bellissimo effetto. Vi lascio un qualche minuto a questa immagine. Ok ragazzi, abbiamo visto come funziona la nostra striscia LED, questa qui, fantastica, e anche fa un bellissimo effetto ragazzi, poi tutte le strisce LED fanno un bellissimo effetto. Il materiale vi posso garantire che è un ottimo materiale, funziona veramente bene, e mi piace veramente. Ringrazio a Merros che ci ha lasciato questa striscia LED da provare, spero che vi è piaciuto il mio video, se sono stato utile lasciate un like verso sopra. Iscrivetevi qua sotto al mio canale Telegram Discussioni. Ho anche un sito e sono anche su Instagram e su Facebook se vi volete registrare. Condividete con tutti e la cosa più importante, attivate tutte le campanelle. Ragazzi, e ora ho un prossimo video. Ciao, grazie.